Va bene, intanto che aspettiamo che la professoressa Tonelli ci raggiunga, io vi dico innanzitutto vi saluto e benvenuti a questo nuovo appuntamento con Virtual Studium. Virtual Studium è il progetto di divulgazione online. Ok. Agli studenti. Io penso che aspettiamo che la professoressa Tonelli ci raggiunga. Io vi dico innanzitutto vi saluto e benvenuti a questo nuovo appuntamento con Virtual Studium. Virtual Studium è il progetto di divulgazione online dell'Università degli Studi di Siena, nata con il supporto di Usina Campus, Ciclo Maggio e Euredio. Saluto adesso in un attimo solo. Richieste, ok. Mi sentite? Datemi un feedback. Sono in attesa della professoressa Tonelli. Forse la vediamo. Mi sentite? Professoressa, mi sente? Io non la sento. Provo a togliere le cuffie. Ok, professoressa, prova a parlare. Mi sente? Voi sentite la professoressa Tonelli? Dateci un feedback. Ok, questo è anche il bello della diretta. Va bene, nel frattempo io Ora ti. sento tutto. Ok, Ora adesso la sento, mi sento. sentite? Sì, io la sento forte e chiaro. Perfetto, io sento voi. Ce l'abbiamo Ok, fatta? perfetto. L'abbiamo fatta, ce l'abbiamo fatta. Vai, benissimo, bene. Ciao a tutti. Ciao. Allora, mi trovo qui. Io sono Jacopo, innanzitutto, di Usina Campus e di Ciclo Maggio. Mi trovo collegato con la professoressa Natascia Tonelli, professore ordinario di letteratura italiana presso l'Università degli Studi di Siena, che saluto e ringrazio per aver risposto velocemente al nostro invito. Per il pubblico di Ciclo Maggio che ci segue, io volevo ricordare che la professoressa ha già collaborato con noi di Ciclo Maggio per l'edizione sulla famiglia Bertolucci, su Carmelo Bene e su Raboni. Inoltre per la famiglia Bertolucci ha anche curato la prefazione agli atti dei convegni, che è una copia che conservo gelosamente. Ma oggi non parliamo né di Bertolucci né di Raboni, oggi parliamo di Boccaccio. Boccaccio è un autore lettissimo, lo sappiamo tutti, è Soprattutto un autore imposto da imponente. me e dai miei studenti, spesso e volentieri, imposto agli studenti. Io penso che la cosa bella dei classici, come diceva appunto il buon Italo Calvino, era che i classici non smettono di dirci quello che hanno da dire, non smettono mai, oggi ce ne rendiamo conto. È anche il motivo per cui abbiamo scelto Boccaccio come tema, ma sono sicuro che lei saprà introdurlo molto meglio di me, di quanto possa fare io. Quindi le lascio la parola. Grazie Jacopo e grazie a tutti voi per questo invito. E sì, da quando è iniziato a comparire al nostro orizzonte tristemente questa epidemia, poi riconosciuta come pandemia, il nome di Boccaccio è uno di quelli che si è fatto fin da subito in letteratura per il rapporto che ha appunto con una delle pandemie più famose della storia della
della nostra storia moderna, diciamo, quella del 1348, talmente famosa da essere nota come non la peste del 48, ma come la morte nera addirittura, no? Sia perché trasformava il colore delle persone che appunto venivano contagiate, sia perché appunto questo nero descrive molto bene il clima che si è abbattuto sull'Europa intera in quegli anni che vanno, diciamo, dal 1347 fino poi all'inizio degli anni 50, fino al 52, fino al 53, non fu del tutto debellata in Europa. E pensate che in questi pochi anni ha mietuto una cosa come 20-25 milioni di vittime, cioè facendo il conto di quanto fossero le persone europee che vivevano in Europa in quel periodo, significa un terzo della popolazione morta per questo contagio. E è appunto da questo clima, da questo paesaggio terribile che coinvolge l'intero continente e che coinvolge, per quanto riguarda Boccaccio, la sua città, cioè Firenze, dove si calcola che forse appunto 40.000 persone morirono. Le cronache parlano di 100.000, però sono un po' delle esagerazioni delle quali non ci possiamo tanto fidare, ma l'idea è appunto che un terzo della popolazione fiorentina di quegli anni, o più di un terzo, forse la metà, sia scomparsa in quel periodo. Ecco, da questo clima, da questo momento tragico che è stato considerato come proprio una vera e propria frattura storica per gli intellettuali dell'epoca, un po', diciamo, paragonato alle grandi catastrofi bibliche come, che so io, il diluvio universale oppure il giudizio finale, l'attesa del giudizio finale. A partire da questo che Boccaccio definisce l'orrido cominciamento, che inizia il racconto, il romanzo propriamente del Decameron. Ed ecco, per questo appunto che Boccaccio viene tanto richiamato in questi giorni, ecco. Sì, sicuramente. Non so se hai qualcosa da aggiungere. Sì, no, chiaramente le analogie che possiamo continuare a vedere sono davvero tantissime. Vabbè, a partire, diciamo, dalla provenienza da Oriente, no, di questo contagio, che naturalmente era portato in modo diverso, però sempre attraverso fisicamente, attraverso dei mezzi di trasporto che allora erano mezzi di trasporto in particolare commerciali, no? Quindi a fine del 47 approdano in Sicilia delle galee di genovesi e insieme ai marinai sulle navi ci stavano i topi e sopra i topi ci stavano le pulci, quindi è la pulce il veicolo di contagio della peste, che è peste bubbonica o peste anche di tipo... Veramente ci sono tante analogie tra quello che stiamo vivendo noi in questo momento e quello che Boccaccio ha vissuto. Adesso lei parla di topi e qui adesso si parla di pipistrelli, sicuramente sono tante le analogie che possiamo trovare, dalla paura del contagio, la psicosi, a, non so, la difficoltà dei medici anche a trovare una cura e addirittura la sospensione dei riti funebri. Io penso che erano tantissimi anni che non si prendevano dei provvedimenti del genere. Ma ecco, adesso volevo entrare nel vivo della questione, volevo chiederle, dato che così come Boccaccio si chiede il senso di questi grandi eventi, così lo facciamo appunto anche noi, e volevo chiederle qual è il senso della peste per Boccaccio e, leggendolo, in che modo noi possiamo trovare un senso a questa esperienza.
Ma guarda, intanto volevo riprendere un attimo lo spunto che mi hai dato prima relativo alla soppressione e all'eliminazione dei riti funebri, perché è una cosa veramente straziante ed è quella che, diciamo, più mi colpisce, perché abbiamo tutti presenti queste immagini terribili dei camion militari che portano via le bare dalla città di Bergamo. Ecco, se avete voglia, vi leggo qualche passo dall'introduzione del Decamerone, che è appunto quella in cui Boccaccio descrive la situazione fiorentina della peste, che cosa porta la peste fra gli uomini. E dice: le genti morivano e assai ne erano di quelli che di questa vita senza testimonio trapassavano. Quindi non avevano nessuno vicino, nessun testimone, nessun affetto vicino. E pochissimi erano coloro ai quali i pietosi pianti e le amare lacrime dei suoi congiunti fossero concedute. Nessuno aveva vicino qualcuno che lo piangesse. Erano radi coloro i corpi dei quali fosse più che da un 10 o 12 dei suoi vicini alla chiesa accompagnato. Ecco, non c'erano processioni più ampie che di 10 o 12 persone. Ed è proprio questo punto, cioè l'eliminazione delle esequie, il fatto che i morti non possono venire pianti o non vengono pianti perché i vivi hanno da pensare alla loro propria sopravvivenza, quello che Boccaccio indica come segno terribile della disgregazione familiare e della disgregazione sociale. E quindi è da qui, da questo punto, che bisogna ripartire per ricostruire qualcosa di nuovo, quando i vivi non hanno più modo di pensare ai morti intorno a loro, ai parenti morti. E ancora, per esempio, una cosa che sembra veramente di leggere le cronache odierne, non le cronache del 300, perché Boccaccio poi nella sua descrizione è molto molto vicina a quella alla descrizione che fanno i cronisti. Ecco, sentite che cosa dice, sempre nell'introduzione. Lasciamo stare che l'uno cittadino l'altro schifasse, cioè evitasse, e quasi niuno vicino avesse dell'altro cura. E i parenti insieme rade volte o non mai si visitassero, quindi i vicini, cittadino, i vicini, i parenti, non mai si visitassero e di lontano, quindi salutavano da lontano, era con sì fatto spavento questa tribolazione entrata nei petti degli uomini e delle donne che l'un fratello l'altro abbandonava. E il zio il nepote, e la sorella il fratello, e spesse volte la donna il suo marito, e, che maggior cosa è quasi non credibile, i padri e le madri, i figliuoli, quasi loro non fossero di visitare e di servire, schifavano. Quindi i padri e le madri evitano di visitare, di aiutare i figli, come se non fossero figli loro, perché appunto per evitare il contagio, e questa cosa incredibile che i parenti non si visitano o si salutano solo da lontano, sembra veramente di leggere appunto le pagine dei nostri giornali o le prescrizioni dei È nostri una somiglianza giornali. importante e sicuramente fa effetto sentire queste parole in questo periodo così particolare. Sì, è un'analogia veramente sconcertante. Però ecco, per quanto diceva in seguito, e cioè sul fatto che effettivamente si chiedevano tutti quanti quali fossero le cause di questa pestilenza, di questa morte, della quale la scienza non sapeva dare ragione anche allora. I medici arrancavano, tentavano spiegazioni, ma l'idea del contagio, per esempio, il contagio fra uomini e animali non era una cosa contemplata dalla medicina di allora, quindi non, ecco, che fossero state le pulci, lo sappiamo noi ora, no? Ma allora no.
si chiedono quale potesse essere la causa e che cosa si rispondevano. Pensavano che c'erano due possibili risposte e tutte e due erano risposte che ricorrevano all'oltre naturale, diciamo, non, appunto, essendo impossibile trovare in natura le spiegazioni sufficienti, per cui gli uomini pensavano che si trattasse dell'ira di Dio nei confronti della matta bestialità dell'uomo, dei comportamenti appunto non religiosi o non pii che gli uomini di allora conducevano. Quindi ira divina, punizione divina nei confronti dell'uomo da un lato. Dall'altro lato invece c'era chi sosteneva che fossero delle congiunzioni astrali, in particolare diciamo che la causa principale era Saturno, secondo coloro che avevano questa idea di determinismo astrologico, ecco, era il pianeta di Saturno che dettava questa sciagura universale. Questo in genere, quasi tutti la pensavano così. Poi per fortuna c'era l'avanguardia intellettuale, ecco, questo mi sembra che sia importante da ricordare. E nell'avanguardia intellettuale dobbiamo annoverare sicuramente i più grandi intellettuali del 300, che sono Petrarca e Boccaccio. E la cosa straordinaria è che appunto sia l'uno che l'altro, insieme ad altri intellettuali, si scrivono e si scrivono in sonetti, perché era un modo, insomma, di riflettere poeticamente, di scambiarsi idee anche in materie etiche o scientifiche come questa. Si scrivono dei sonetti e si chiedono appunto se sia per la colpa degli uomini che Dio si vendica o che cosa sia. Ed è straordinario che invece loro, che sono poi religiosi, Petrarca in particolare in quel periodo, no? Però fanno ricorso alla ragione e dicono: se Petrarca in questo sonetto in cui risponde dice, adesso vi voglio citare il verso giusto, dice: se l'intelletto umano è prode e saggio, corso di stella non può fargli oltraggio. Quindi non c'è corso di stella, quindi non c'è niente di soprannaturale che possa cambiare le sorti di un uomo se il suo intelletto è prode, prodezza e saggio e saggezza. Quindi coraggio e saggezza sono diciamo le stelle polari che devono guidare le azioni dell'uomo. Questo per quanto riguarda appunto questi grandi intellettuali, quando tutto il mondo è allo sbando, ecco, loro invece tengono fermo il timone della ragione. Questo mi sembra anche molto importante. È un bellissimo messaggio, perché in questo periodo tutti comunque tendiamo a lasciarci trascinare dal panico, e il fatto che la ragione debba comunque in qualche modo guidare le azioni dell'uomo è sicuramente il miglior consiglio che possiamo dare a chi ci segue, perlomeno. Ecco, io penso che uno dei passi più interessanti del Decameron è appunto quello che stava leggendo prima lei, è quello dove appunto si descrive l'orrore creaturale dell'effetto della malattia sui corpi. Però, se non ricordo male, Boccaccio terminava appunto questo passo con diciamo rimandando all'atmosfera della campagna, del contado, il luogo dove alla fine la brigata, come sappiamo, si rifugia, e si rifugia in un mondo fatto di letteratura alla fine. Quindi vorrei in un certo senso anche dare un messaggio positivo. Volevo chiederle se in Boccaccio si può parlare di valore salvifico della letteratura. Ah, senti, se ne può parlare in molti sensi. Allora, intanto va bene, lo sappiamo tutti quanti, però forse non è sbagliato, aiuto, ricordarlo ora. Come sapete, sono questi giovani che su iniziativa di una donna
nella chiesa di Santa Maria Novella, sette ragazze e tre giovani uomini decidono appunto di allontanarsi dalla città e di spostarsi, come diceva Jacopo, nel contado. Allora, non perché in campagna non si morisse di peste, lo dicono espressamente loro, muoiono i contadini quanto i cittadini. Questo è chiaro a loro che partono, quindi non è che cercano di darsi alla fuga per evitare, così come fanno invece altre brigate che pensano che da un lato magari il gozzovigliare sia più utile che non stare chiusi in casa, altre che dicono stiamo chiusi in casa, non vediamo nessuno, annusiamo delle cose profumate che ci tengono lontano l'odore dei corpi putrefatti, cioè, no, loro sanno che vanno in campagna, però là si muore quanto in città. E allora perché vanno in campagna? Perché si allontanano? Si allontanano proprio da questo sfacelo morale che li circonda. Non vogliono condividere con questi cittadini che abbandonano i propri cari, abbandonano i loro morti, che non li seppelliscono, eccetera, eccetera. Non vogliono più condividere niente, vogliono pensare a quelli che sono i valori autentici e profondi dell'uomo. Dicevamo prima della ragione, la ragione degli intellettuali è anche la ragione di questi giovani che partono. È straordinario quello che dice Boccaccio di Pampinea, che è un po' la leader del gruppo, è quella che ha l'idea di partire, quella che dice non c'è niente di sbagliato se stiamo insieme, donne, uomini, è la verità davanti a Dio che difende il mio operato, io non faccio niente di male, quindi non mi interessa il giudizio degli uomini. E Boccaccio dice di lei, lasciato stare di dire dei paternostri, decide che cosa fare, quindi va bene pregare, però adesso abbiamo pregato, decidiamo cosa fare e organizziamoci secondo ragione. Allora, la loro ragione li porta nel contado e li porta a tentare di passare questo tempo in modo che sia allegro e divertente, perché questo è un punto fondamentale su cui Boccaccio insiste moltissimo e poi ci tornerò, quindi in modo allegro e divertente e utile e sano e dignitoso allo stesso tempo. E per fare questo usano la letteratura, non la letteratura in genere, ma usano il racconto, quindi le narrazioni. La letteratura salva la vita, diciamo la salva nel senso che non li fa morire, questo no, perché sappiamo che dopo 15 giorni loro tornano in città dove la peste è imperversa più che mai, sono stati fatti tutti i calcoli di quando precisamente questi giovani stanno via, di quando tornano, eccetera, eccetera. Tornano e sanno che possono essere colpiti dalla morte tanto quando sono partiti dalla città. Il rischio del contagio non è diminuito al loro ritorno. Che cosa è cambiato? È cambiato il loro modo di concepire e la vita e la morte. Quindi non sfuggono dalla morte perché adesso la sanno affrontare avendo riacquisito tutti questi valori dell'umanesimo, diciamo così, dell'umani, che sono quelli per loro fondamentali e li riacquisiscono attraverso la letteratura. Quindi la letteratura ha questa funzione di salvezza morale in un certo senso, non tanto fisica, ma di salvezza morale e di rifondazione di una civiltà basata sui valori che questi giovani condividono e che appunto si rinsaldano e che riescono a dar loro la forza per fondare in un certo senso un'altra società che sarà la società che dovrà rinascere, ecco, dalla morte di quella colpita dalla pandemia. Quindi in questo senso la letteratura salva la vita, è un percorso di formazione attraverso la letteratura che li porta ad essere uomini che tornano e che
o vivranno o sono pronti per lietamente morire, dice Boccaccio. Quindi possono morire con un'altra consapevolezza e con un altro senso della vita, diverso da quello che avevano quando hanno lasciato la città di Firenze. Quindi in questo senso direi che la letteratura salva la vita. La vita in Bene. senso alto e Sì, come la intendiamo qui noi. certamente. Certamente, certamente. Bene, tre commenti mi chiedono del ruolo del comico, se adesso riprendo esattamente. Ecco, sì. Sì, ci volevo tornare anche perché dicevamo il senso del divertimento e del piacere del raccontarsi le cose, dello stare insieme allegramente, l'allegrezza della mente, ecco, che alla quale Boccaccio tiene moltissimo e come dico spesso ai miei studenti, se non ridete mentre leggete il Decamerone non capite che cosa c'è scritto, perché è un libro che continua veramente ad avere una forza di divertimento straordinaria per tutti noi. C'è un po' il problema della lingua, della comprensione, questo sì, perché la lingua di Su questo Boccaccio non... poi mi piacerebbe farle una domanda dopo che ha finito di rispondere a questa. E dicevo che in questo senso Boccaccio è in sintonia con le prescrizioni mediche del tempo. Allora, dicevamo che i medici non sapevano di fatto dove mettere le mani, come fare, come dice Boccaccio, non andavano proprio più nemmeno a visitare i malati, o quelli che si prestavano ad andare dai malati si facevano dare un sacco di soldi prima ancora di entrare nelle case. E si facevano vedere l'ampolla con dentro le urine da ben lontano e poi se ne andavano voltati dall'altra parte per non respirare l'aria malefica che pensavano che portasse appunto il contagio. Quindi i medici ben poco sapevano e ben poco potevano. Però ecco, in quel periodo nascono tanti trattati dedicati alla pestilenza. E in particolare ce n'è uno di un medico fiorentino molto famoso, molto importante, tra l'altro amico personale di Petrarca, che si chiamava Tommaso del Garbo, il quale appunto scrive un consiglio contro la pestilenza. E questo consiglio contro la pestilenza raccomanda di stare allegri. Raccomanda di stare allegri perché questa allegria, il riso aiuta moltissimo a difendersi, se non proprio dal contagio, ecco, dalla depressione che tutto quello che il contagio determina, crea nelle persone. E quindi, diciamo, in un certo senso è un po' il programma del Decamerone questo, no? Sì. Quello di creare occasioni di allegrezza e in questo senso potrebbe essere utile anche di questi tempi rileggersi le Certo, novelle certo. di Boccaccio. Sì. Il problema, ritornando a quello che stavo dicendo prima, è un po' la barriera linguistica che c'è tra noi e Boccaccio. Noi, diciamo, io e i miei colleghi da studenti di lettere, penso che con un buon apparato critico si possa fare di tutto. Però ho visto che negli ultimi anni c'è stata un po' la moda di tradurre anche i classici del 300 in italiano moderno. Lei cosa ne pensa? Lo può consigliare ai nostri ascoltatori e ai nostri spettatori oppure non, è Sì. un abominio? No, non è un abominio perché io penso che, vabbè, da un lato ci sono i lettori esperti e voi state studiando per essere dei lettori esperti, quindi è un abominio per un laureato in lettere, cioè andarsi a leggere la traduzione di Busi del Decamerone. Sì. Questo sì, lo riterrei un po' un fallimento anche della nostra didattica, se alla fine, una volta laureati, vi leggete il Decamerone in traduzione. Però
Però anche no, nel senso che il Decamerone di Busi fa perdere tantissimo, ovviamente come tutte le traduzioni dell'originale, ma però recupera anche tante cose e riesce a veicolare comunque il comico in modo non banale. Ecco, per esempio, la lettura della traduzione di Busi non è una cosa che non mi sento di consigliare, anzi, non a voi, perché se vi trovo con Busi... Male. No, per chi appunto non ha in questo momento gli strumenti per poter leggere il Decamerone, a parte il fatto che esistono delle edizioni con una parafrasi quasi completa in piedi pagina, quindi insomma diciamo che tutti potrebbero essere abbastanza invogliati alla lettura del Decamerone, però ecco, quello di Busi, a parte il fatto che elimina tutta la cornice, quindi diciamo tutti questi aspetti di cui abbiamo parlato, che sono fondamentali, quella che viene detta cornice, ma che in realtà è la struttura del romanzo, perché di romanzo si tratta, in cui le novelle vengono utilizzate, no? Tutto questo si perde, perché la scelta che ha fatto è quella appunto di preferire le singole novelle al romanzo in sé. Però è una traduzione molto intelligente, molto spiritosa, molto, molto ben fatta. Ce ne sono altre parziali, però magari un pochino più fedeli, un pochino più scolastiche, diciamo, tra virgolette. Quella di Busi è molto divertente, sì. Sì, conosco la traduzione di Busi, però io ammetto di aver letto anche il Decameron originale, quindi spero mi possa perdonare. Io direi che il nostro appuntamento si possa anche concludere, ma prima, oltre, cioè, una domanda di rito che facciamo ai nostri ospiti, appunto, oltre al Decameron, in questo caso ovviamente, cosa vuole consigliare ai nostri spettatori per così agevolare la permanenza in casa? Ah, dunque, una cosa bellissima, un romanzo meraviglioso che io via via rileggo, e che è L'amore ai tempi del colera. Ci rimaniamo in tema, ma con un lieto fine meraviglioso. Così i nostri... va bene. Di Márquez, naturalmente, per chi non lo sapesse, è uno straordinario scrittore. Va bene. Mi sento di consigliare L'amore ai tempi del colera. Cioè, oltre L'amore ai tempi del colera, Cent'anni di solitudine, che è anche... Certamente. Benissimo. Io adesso ringrazio lei, ringrazio ovviamente il rettore, il professor Tarcisio Lancioni, Marta Moschini, i ragazzi di Ciclo Maggio, Usina Campus e Euredio, che lavorano 24 ore su 24 per portare avanti questo progetto. Ma prima ricordo che domani alle 17 su Usina Campus ci sarà la diretta di Luca Verzichelli su appunto l'Europa e l'invulnerabilità della paura. Non penso di aver nient'altro da dire, ringrazio ancora un'ultima volta lei per la compagnia e per questa bella chiacchierata, e nulla, ci vediamo nei prossimi giorni.